Perché è uscito un film recentemente che si chiama Agorà. Ah, sì. Questo film, andatelo a vedere, perché siccome l'altra volta qualcuno ha detto parliamo anche dei preti, della Chiesa, no? Allora non è che possiamo parlare di tutto, però in questo film c'è una donna scienziata, molto intelligente, che viene praticamente ammazzata in una maniera orrenda per ordine di un vescovo, il vescovo Cirillo. Quello era il periodo in cui il cristianesimo ormai era diventato religione di Stato e purtroppo si configura come una religione molto violenta che non accetta la diversità. E voi sapete che poi il cristianesimo ha combattuto tutte le eresie nel corso dei secoli. Le streghe se le sono inventate i preti e le hanno bruciate per secoli. Questa è storia nostra. E noi la storia la dobbiamo sapere, perché se oggi ci ritroviamo questo sottoprodotto, per cui se una donna intelligente poi deve fare a botte o cazzotti col suo fidanzato perché quello va in crisi, ci sono dei precedenti storici. Allora, questo film mi sembra molto emblematico e poi tra l'altro era stato bloccato dalla censura perché era un film molto scottante e dimostra l'impietà di questa cosa. E quella era una scienziata, era una donna che aveva quasi scoperto, aveva avuto delle intuizioni notevolissime ed è stata uccisa perché era laica poi e non ha rinunciato alla sua laicità. Se vi va. Il film non l'abbiamo visto noi ancora, ne parlavamo ieri con il professore di filosofia e forse volevamo organizzare un'uscita, andarlo a vedere tutti insieme. Ne abbiamo parlato e conosciamo la storia. Avete visto il trailer? Sì, io sì. Più che altro il film mette in evidenza due aspetti fondamentali della storia. Innanzitutto la repressione della Chiesa, la dogmaticità della Chiesa. E in secondo luogo la condizione della donna, che è sempre stata sottomessa e quasi mai accettata rispetto all'uomo. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, vabbè, io sono schierata da una parte delle mie convinzioni specifiche. La Chiesa è stata empia, crudele e ha professato contro la parola di Cristo dall'inizio dei tempi, cioè dal Medioevo, da dove vogliamo partire da sempre, perché Cristo era un uomo povero, era un uomo misericordioso, secondo me, una mia idea ovviamente, non mi permetterei mai, è stato il primo socialista, se vogliamo, Gesù Cristo. La Chiesa si è comportata sempre in maniera contraria, la Chiesa ha costruito le sue fondamenta su terreni, su territori, su ricchezza, ed è arrivata a tutt'altro, a tutto ciò, la Chiesa ha predicato contro la parola di Cristo. E poi c'è la situazione della donna. Però la donna, diciamo che lì c'entra meno la Chiesa, perché la Chiesa, a parte che per le streghe, non si è mai schierata contro la donna, è l'uomo che è andato contro la donna. Dall'inizio dei tempi l'uomo è stato forte fisicamente, e la sua forza fisica gli ha permesso di calpestare la donna, perché ovviamente all'inizio dei tempi, non so, gli uomini primitivi, l'importante era la forza fisica, non di certo l'intelligenza. L'uomo poteva adempiere a compiti che alla donna non era impossibilitata a svolgere, e quindi da questa condizione poi si è andato avanti nel tempo, sempre con la stessa caratteristica però, con la stessa impronta. È da poco che la donna invece ha cominciato a affermarsi. La donna ha sempre avuto intelligenza, ne è sempre stata fornita, ma non ha mai avuto la possibilità di espletarla o di svilupparla. E adesso è così, l'uomo non accetta una donna intelligente, ne ha paura. Mi sono capitate esperienze personali di ragazzi che si sono allontanati perché si sentivano calpestati da quello che ero, ma semplicemente perché c'era la voglia di fare un dialogo, c'era la voglia di creare un rapporto di coppia un po' più, di livello un pochino più alto, si sono sentiti spaventati. Soprattutto a quest'età, perché dai 16 ai 17 anni le ragazze sono molto più mature dei ragazzi, quindi non si tratta solo di intelligenza, ma proprio di caratteristiche personali, si sviluppano prima, ragionano meglio, più apertamente con la testa. D'accordo. Vabbè, comunque volevo dire che riguardo a questo argomento, cioè io ne ho parlato proprio con, cioè non è proprio vero sotto tutti i punti di vista, perché se il maschio ha paura c'ha anche ragione, perché ci stanno delle ragazze che magari senza neanche accorgersene fanno delle cose allucinanti e lo manipolano proprio l'uomo, cioè se lo rigiocano come gli pare, perché l'uomo poi quando è innamorato, è vero, quando è innamorato è facile, mi dispiace, però finisce male. È vero male. Anche questo. Quindi devono pure fare attenzione. È vero, cioè, anche questo. Io volevo dire una cosa, no? Mo non generalizziamo che la ragazza è molto più sveglia in questa età del maschio, perché non è vero. Ci stanno alcuni casi proprio plateali di ragazze veramente
menomate mentalmente, cioè, per non dire parole un po' pesanti, cioè, menomate, che hanno una mentalità veramente di un ragazzino di 2 anni, cioè, veramente conosco certe persone che ti stupiscono alcune volte quando parli con loro, che non sanno mettere magari 2 parole in croce, oppure che non sanno un argomento su cui parlare, che non conoscono l'attualità, che non sanno magari le cose più plateali, ad esempio non sanno che sta succedendo nel mondo. E comunque anche quello è un fatto di intelligenza, no? Molte ragazze di questo non, cioè, non ne parlano perché non lo sanno. Ad esempio, io vorrei dire, no? A questa età ci stanno un sacco di ragazze che centrano la propria vita soltanto su come apparire davanti ai ragazzi, no? Quindi parlando pure apparire davanti alle ragazze, parlando di gossip, parlando soltanto del proprio vestito, così. Ma quello è anche fatto di crescita. Cioè, se parli solo di quello, sei ancora una bambina. Se credi che la tua vita si concentri su di quello, sei una bambina. Capito? Quindi non è soltanto il ragazzo, su certi aspetti, ad essere ancora infantile a questa età. Magari su certi aspetti, ok, ma perché... Boh, magari è sempre stato così, però anche voi alcune volte siete veramente tragiche. Escluse le eccezioni, è scientifico che la ragazza a questa età è più matura, lo sviluppo avviene prima, c'è uno sviluppo fisico che il ragazzo conosce molto tardi, il ragazzo finisce lo sviluppo più tardi, quindi è logico che la ragazza a parte ha una diversa consapevolezza di se stessa e poi è più matura a livello... fisico è più matura pure a livello intellettivo. Poi che ci siano ragazze che si basano unicamente sul vestito, sull'aspetto estetico, quello è un altro conto. Il fatto di interessarsi alla cultura generale, quello è un altro conto. Ci sono magari persone di 50 anni che non sanno che cosa succede sulla striscia di Gaza, ma quello non è come a 16 come a 50. Una cosa molto terra terra contro Gaio. Gaio dice che adesso le ragazze pensano soltanto a come vestirsi, a come apparire di fronte ai ragazzi, a parlare di gossip. Ma voi che cosa chiedete? Voi chiedete una ragazza brutta, a quel sapore, ma intelligente? Io non credo proprio. A questa età dell'intelligenza a voi non ve ne importa niente, della conoscenza, della cultura, non vi interessa. Avete un subbuglio di ormoni che vi porta soltanto a cercare la bella ragazza da poter smanettare. Scusate, ma è la sincerità. Ci sono poi eccezioni, io ci credo che tu magari cerchi altro, ma a me è capitato, cioè il ragazzo di questa età, ho fatto la stupidaggine di andarmi quasi a innamorare di un ragazzo di questa età, che è una grandissima stupidaggine. Perché è ovvio che non potevamo avere un rapporto. Ho fatto questa grandissima stupidaggine e ne sono rimasta fregata, perché poi si è visto, insomma, Gaio, dai. Io, fai conto, faccio esempi, cioè senza pronunciare nomi. Cioè, magari non è io che mi baso soltanto sull'aspetto fisico, perché comunque parlare con lei è veramente, cioè, te deprime parlare con lei. E allora noi non cerchiamo solo quello. Ah, ecco. Se tu ci parli e ti deprimi, evidentemente. Ho capito, ma quando. Dio santo. Quale motivo ci stai? In senso, quando io parlo di certe cose, mi deprimo. Poi, ma non è che ci sta soltanto un argomento, non è che ci sta soltanto l'argomento culturale, eh. Si parla anche delle amicizie, comunque magari delle cose che si fanno dentro scuola, comunque un po' dei gossip di scuola, e là va bene, cioè sta tutto. Però poi quando vai a parlare di politica, quando vai a parlare di storia oppure di geografia, comunque di argomenti un pochino più culturali, là proprio te decade, dici no. Quindi non è che ci basiamo solo su quello noi, eh. Perché se no andavo con la prima cozza che incontravo, tanto se mi baso solo sui giorni. Vuoi dire qualcosa? Forse tu sei un'eccezione, Gaio, comunque questo dobbiamo dirlo, perché Gaione in classe, Edoardo Gaione in classe, conosce vari argomenti, parla, fa... Dimmi quanti amici tuoi si metterebbero con una ragazza più matura, più intelligente, culturalmente elevata, politicamente elevata. Inquadrate il viso, per favore. Questa espressione, come dire. Questa espressione, come dire, assolutamente nessuno. Perché è così, Gaio. Forse tu, sì, effettivamente ti sei fatto una cultura, hai sviluppato la tua conoscenza, eccetera, eccetera, lo sappiamo tutti. Ma quanti degli amici tuoi, Edoardo? Ma quanti? Dimmene uno come te, per favore. Ecco, si mette a ridere.